qui è Giubbe360, ben ritrovati nel mio canale. Come potete vedere siamo ancora qui con un nuovo episodio del Fuck You Time, per la precisione il quarto episodio. E prima di iniziare con le domande vi invito subito a lasciare la vostra domanda qui sotto, perché quando andrò a registrare il prossimo episodio del Fuck You Time prenderò le domande da qui sotto. Quindi se avete qualche domanda, qualcosa da chiedermi, scrivetela qua sotto nei commenti. Mi avete fatto davvero tantissime domande, infatti ne ho selezionate più di 20, quindi cerchiamo di andare più velocemente possibile, così il video non viene troppo lungo. Quindi partiamo subito con la prima domanda che ce la fa Giacomo Lecis, che ci chiede: a quanti anni hai iniziato a fare video su YouTube, grande Giuse? Allora, il primo video che ho pubblicato su YouTube è stato, mi sembra, un video su GTA, ed è stato in luglio 2013, quindi fine luglio 2013. Quindi ho iniziato un anno e mezzo fa. Io adesso ho 18 anni e quindi ho iniziato a 16 anni e mezzo, diciamo, a fare video. La prossima domanda ce la fa Dragonfire, che ci chiede: Fuck You Time, ciao Giuse, vorrei farti due domande. Allora, potresti salutarmi anche, potresti fare una serie su Ultimate Team e sempre Forza Napoli. Allora, ciao Dragonfire, sempre Forza Napoli. Io la serie su Ultimate Team la stavo già facendo, però come ho spiegato prima in alcuni video, non mi sta piacendo più l'Ultimate Team, perché davvero è diventato impossibile giocarci con tutti i bug. Basta davvero correre in porta e fare gol con giocatori del tipo di Barbo Quadrato, che è davvero una cosa impossibile, e quindi ho deciso per il momento di non giocarci più. Però probabilmente più avanti, magari all'anno prossimo, forse qualche episodio ce lo faccio, magari gli do una seconda possibilità a questo Ultimate Team. La prossima domanda ce la fa Raffaele Boccia, che ci dà un segno delle sue qualità linguistiche e ci chiede: Guse, vorresti acquistare Assassin's Creed Rogue? Allora, che io sappia, Assassin's Creed Rogue è solo per PlayStation 3, penso. Io almeno so questo, poi può darsi anche che mi sbaglio, probabilmente, sicuramente mi sbaglierò, però che io sappia è solo per PlayStation 3, quindi io non ho la PlayStation 3 e quindi non lo acquisterò. La prossima domanda ce la fa Giuseppe Sacco, che ci chiede: Fact Time, qual è il tuo overhaul? Se non mi sbaglio si chiama così, comunque te del valore generale del giocatore sulla carriera giocatore di tutti i FIFA. Continua così. Allora, io su FIFA, sulla carriera giocatore su FIFA la sto facendo solo da 3 anni, perché prima la facevo divento un mito su PES, e mi sembra che su PES sono arrivato circa ad 85-86, quindi una roba del genere. Però sulla PSP, mi sembra, su PES, non mi ricordo quale, uno dei primi in cui è nata questa modalità della carriera giocatore, che su PES si chiama divento un mito, c'è stato un periodo in cui ci giocavo sempre sulla PSP, e mi sembra che sono arrivato anche alla valutazione generale di 90, non mi ricordo bene perché è stato tanti anni fa, penso 4-5 anni fa, però mi sembra che ai 90, agli 89 ci sono arrivato, 89-90, però giocavo a difficoltà tipo dilettante, era così, facevo 20 gol a partita, proprio perché ci giocavo solo per divertirmi, per aumentare di livello, di andare in squadre come Real Madrid, Barcellona, quindi non ci giocavo come ci sto giocando adesso a difficoltà campione, ma era più una cosa così per divertirmi a difficoltà dilettante, quindi facevo 30 gol a partita e mi sembra che sono arrivato alla valutazione generale di 89-90. La prossima domanda ce la fa Amarjot Singh, che ci chiede: Fuck, farei dei video dove giocherai in gruppo o con qualcuno, tipo una fuga a 4 stelle in GTA oppure una partita di FIFA, eccetera? Allora, io ci avevo già pensato di fare un po' dei video con alcuni miei amici, quindi ci stiamo anche organizzando, probabilmente più avanti arriveranno dei video insieme a qualche mio amico, forse su GTA oppure qualche partita su FIFA, vedremo, non lo so, però è un'ottima idea che ci avevo già pensato e quindi magari più avanti forse arriverà. La prossima domanda ce la fa Edoardo Bertuzzo, che ci chiede: Fuck, per Natale che gioco per la PS4 vorresti comprarti? Bravo, continua così. Allora, grazie Edoardo, e a Natale io avevo intenzione di farmi regalare Assassin's Creed Unity, però non ne sono sicuro, probabilmente me lo farò regalare a Natale, non lo so. Diciamo che per adesso è Assassin's Creed Unity il mio regalo, diciamo, per Natale, però magari con il passare dei giorni cambierò idea e chiederò qualcos'altro, non lo so. Però per il momento
penso che sia Assassin's Creed Unity. La prossima domanda ce la fa Ivano Raspa, che mi fa una domanda interessantissima che aspettavo da tanto tempo, che ci chiede: fact time, preferisci Messi o Ronaldo? La classica domanda calcistica. Allora, io direi che l'anno scorso Ronaldo è stato più forte di Messi, ha giocato meglio di Messi l'anno scorso, anche perché Messi ha avuto tantissime difficoltà con infortuni e cose varie. Però io tra... ecco, questo preferisci, non so se intendi chi è il più forte tra Messi e Ronaldo oppure chi preferisco io, così di simpatia. Io direi, io preferisco Messi, mi piace molto come giocatore, sia dentro dal campo sia fuori dal campo. E chi è più forte tra Messi e Ronaldo, se la domanda la vogliamo mettere così, io direi Messi, perché anche se l'anno scorso, come ho detto prima, Ronaldo è stato superiore a Messi, io penso che le cose che ha fatto Messi negli ultimi 5-6 anni Ronaldo non le ha fatte, e quindi penso che il migliore al mondo sia Messi. La prossima domanda ce la fa Marino The Best One, che ci chiede: grande Giuse, posso vantarmi di conoscere di persona un amante di Crash come me? Grande come sempre, grazie a Marino, infatti lui siamo in classe insieme, io e Marino, e quindi ci conosciamo anche di persona. E la domanda che ci chiede è: cosa miglioreresti sulla PlayStation 4? Allora, io sulla PlayStation 4 mi sto trovando veramente molto molto bene. L'unica cosa che cambierei sono i minuti di registrazione, perché massimo si possono registrare 15 minuti, e per me è davvero una cosa ridicola fare solo 15 minuti di registrazione. Non ci voleva niente a fare 30 minuti oppure un'ora massimo, perché davvero io quando devo registrare devo fare un casino per staccare i video, metterli insieme, perché quando registro un episodio della carriera giocatore, ad esempio, ci metto all'incirca 35 minuti, quindi visto che un video massimo è di 15 minuti, devo farne due, mi devo mettere con il cronometro davanti, e quando sto per arrivare ai 15 minuti metto pausa, fermo e poi ne ricomincio un altro, quindi è davvero un casino. E l'unica cosa che migliorerei è questa qui, perché è una cosa che si poteva migliorare facilmente, non ci voleva niente secondo me a passare da 15 minuti ad un'ora di video, e quindi questa è l'unica cosa che migliorerei. Ah, e poi un'altra cosa che migliorerei è che ogni volta che sto giocando mi arriva sempre l'avviso: il tizio partecipa al party. Cioè, non mi viene l'avviso di quando è online, e mi viene l'avviso di quando partecipa al party, che a me non mi interessa che un mio amico partecipa al party, mi interessa più se è online, non che partecipa al party. Non so adesso se si può togliere queste notifiche che ti escono, però sono davvero fastidiosissime. Prossima domanda ce la fa Luigi Box One, che ci chiede: qual è il tuo cantante preferito e segui X Factor, chi tifi? Allora, io non ho un cantante preferito, perché ascolto canzoni un po' più o meno a caso, due di uno, due di un altro, quindi non ho un cantante preferito e non seguo X Factor, quindi non tifo nessuno. Prossima domanda, andiamo sempre velocissimi, ce la fa Lele Sand, che ci chiede: FAQ, quando fai le FAQ, quale programma usi per mettere i commenti sullo schermo? Uso Sony Vegas 12, c'ho anche la versione 11, 12 e 13, però su PC portatile c'ho solo la 12, e guarda caso non so perché il file che registro con il telefono li legge solo Sony Vegas 12, il 13 e l'11 non so perché non li leggono, e quindi uso il 12 per mettere i commenti sotto. Prossima domanda, Giuseppe Diaperuta ci chiede: fact time, porti The Last of Us, sei un grande. Allora, grazie, io The Last of Us stavo facendo una serie tanto tempo fa, tipo verso luglio-agosto di quest'anno, e non era molto seguita, infatti ho fatto tipo 20-30 visualizzazioni a video e ho deciso di smettere più o meno a metà del gioco, perché il gioco era davvero lunghissimo, per chi l'ha giocato lo sa, e sono arrivato tipo all'episodio 18 e sono circa a metà del gioco, però c'ho ancora in privato alcuni video che non so se caricherò più avanti, probabilmente sì. Però non ho intenzione di continuare, perché ormai l'ho finito per conto mio, perché ho visto che non era seguito e ho detto adesso basta, lo gioco per conto mio, non lo registro più, e mi sono fermata all'episodio 23, mi sembra, che c'ho ancora in privato. Però non ho ancora giocato il DLC di The Last of Us, e quindi probabilmente lo farò più avanti, verso gennaio, quindi se l'idea vi piace fatemelo sapere qui sotto nei commenti, che penso che non duri neanche tanto, quindi con 5-6 episodi ce la possiamo cavare, e forse farò il DLC di The Last of Us. La prossima domanda ce la fa Michele, ci chiede: Giuseppe, tu per me sei un grande youtuber, ma come fai ad essere così bravo alla carriera calciatore? Secondo te il Napoli finirà
3 migliore o peggiore? E queste sono domande per la Fuck You Time. Allora, partiamo dalla prima domanda, che mi chiedi come faccio a essere così bravo sulla carriera giocatore. Io davvero non lo so, io gioco, cerco di fare i movimenti migliori, quelli che penso siano i movimenti più giusti, e boh, sono anche fortunatissimo che mi trovo in squadra compagni fortissimi e quindi diciamo che mi danno una mano anche loro, però non lo so come faccio a essere così forte nella carriera da giocatore, però diciamo che in compenso faccio schifo nella carriera del datore, che sto perdendo tutte quante, e quindi diciamo che bilancio un po' le due cose. Per la seconda domanda, che forse decifrandola ore e ore a decifrare la domanda, forse mi chiedi se il Napoli arriva al terzo posto oppure più avanti oppure più indietro, non lo so che cosa mi chiedi, però io l'ho interpretata così. Secondo me il Napoli arriverà al terzo posto perché Juve e Roma sono troppo avanti, secondo me, per adesso. Poi magari col mercato di gennaio facciamo il botto, compriamo alcuni giocatori forti e ci risolleviamo. Però secondo me arriveremo al terzo posto, perché secondo me Sampdoria e Genova non reggono tutto l'anno a questo livello e noi probabilmente ci riprenderemo più avanti e quindi secondo me arriveremo al terzo posto, però speriamo almeno in un secondo posto per non giocare di nuovo il preliminare di Champions League, che poi veniamo buttati fuori perché con la nostra solita sfortuna becchiamo sempre la squadra più forte. Mi ricordo che c'erano sei squadre che potevamo prendere e abbiamo preso la più forte, si sono qualificate squadre davvero che erano di un livello inferiore al nostro, quindi speriamo di arrivare almeno al secondo posto per evitare il preliminare di Champions. Prossima domanda ce la fa LoriPir24. Fuck, Giuse, quanti anni avevi la prima volta che sei stato ad uno stadio a vedere quale partita sia un grande e bella? Allora, io ho visto la prima partita allo stadio, ho visto Bologna-Napoli, non mi ricordo l'anno, però mi ricordo che era l'ultima partita di Di Vaio nello stadio, infatti ci ha fatto anche gol e alla fine della partita hanno fatto tipo una festa per lui, una cosa del genere, e quindi adesso non mi ricordo l'anno, però se qualcuno di voi è interessato vado a vedere l'ultima partita di Di Vaio nel Bologna, ed è quello l'anno in cui sono andato a vedere la prima partita allo stadio, abbiamo perso 2-0 e quindi niente. Prossima domanda ce la fa Antonio Ghisleri, che ci chiede: ti diverti a fare i video o a volte ti annoi a farli? Allora, io mi diverto quasi sempre a fare i video, dico quasi perché sono costretto a registrarli solo il sabato e la domenica, così me li gestisco per tutta quanta la settimana, ad esempio ne faccio 3 al sabato, 3 alla domenica e poi durante la settimana li carico e li edito piano piano tutti quanti. Ho detto quasi sempre perché alcune volte capita che se sabato non ho tanta voglia, dopo se dico adesso non faccio i video, cioè di sabato, dopo non posso farli durante la settimana, quindi alcune volte diciamo che ne faccio qualcuno un po' con meno voglia, però davvero mi diverto tantissimo a fare la carriera giocatore, quindi mi diverto tanto. Allora, la prossima domanda ce la fa Rexal FIFA, che mi chiede: Fuck, Giuse, innanzitutto auguri per il tuo compleanno, grazie, e ringrazio tutti quelli che mi hanno fatti anche su Facebook, sotto nei commenti, grazie mille per gli auguri del mio compleanno, che è stato il 6 dicembre, per chi non lo sa, ho fatto 18 anni. E poi volevo dirti se potresti fare dei video su PC, perché non ne capisco niente, e imparare da te sarebbe un onore, grazie Giuse, sei un grande. Allora, grazie. Video su PC, io non so che cosa intendi con video su PC, se giochi nel senso su PC, però diciamo, se voglio interpretare la domanda così, non riesco a registrare su PC perché davvero ho dei PC che non sono all'altezza e quindi davvero i giochi mi laggano in una maniera incredibile, poi se metto anche Fraps esplode tutto e allora su PC non riesco davvero a registrare. E quindi niente, se intendevi i giochi ti ho risposto, se no rifammi la domanda qui sotto se magari l'ho interpretata male, se l'ho capita male. La prossima domanda ce la fa Ali Shabir, che ci chiede: Fuck Time, segui chi esai? Allora, io non lo seguo perché i youtuber stranieri non mi piacciono, anche perché non capisco niente di quello che dicono, sapendo solo l'italiano non li capisco, e quindi non lo seguo. L'unico youtuber straniero che seguo è PewDiePie, il resto non lo seguo, però so chi è, lo conosco, ma
non lo sento. Prossima domanda ce la fa Damian Timis, che ci chiede: ciao Giuse, grazie per aver letto la mia domanda. Le prossime due domande sono: fai qualche gioco natalizio in onore dell'arrivo di Natale? Farai anche gameplay su Call of Duty The Master Warfare mentre giochi online? Allora, parto subito dalla seconda, che ti chiedo, ti dico già che ho in privato due episodi di Call of Duty mentre gioco online, quindi probabilmente verranno caricati durante questo mese. E farai giochi natalizi, diciamo, in onore dell'arrivo del Natale? Penso proprio di no, perché giochi natalizi, non so se ce ne sono dei giochi natalizi, magari se qualcuno sa qualche gioco, magari anche per PC, non giochi pesanti, altrimenti mi esplode tutto, giochi fresh game, così da giocare un po', scrivetemelo qua sotto nei commenti e se mi piace farò qualche video. Prossima domanda ce la fa Giovanni Capozzo, che ci chiede: fuck, ciao Giuse, ti volevo chiedere se tu hai Instagram. Allora, io ho un profilo Instagram, mi chiamo Giuse360, anche lì però non ci vado mai, non ho pubblicato neanche una foto, mi sembra solo una di Wayne, e quindi è come se non ce l'avessi, perché non ci vado mai. Però se volete seguirmi mi chiamo Giuse360, e così anche su Ask Giuse360, però molto probabilmente più avanti mi creerò un nuovo profilo, e quando lo farò metterò il link di quel profilo anche qui sotto nella descrizione, insieme alla pagina Facebook, dove vi invito a passare a lasciare un bel mi piace. Quindi ragazzi, questa era l'ultima domanda, erano davvero tante, spero di aver risposto a tutte quante nel modo più chiaro possibile, cercavo di essere il più veloce possibile per non far durare troppo il video. Come ho detto all'inizio, vi invito a lasciare un commento qua sotto con le vostre domande per il prossimo Fact Time, perché le andrò a prendere da qua sotto. Quindi per questo video è tutto, vi invito a lasciare un mi piace, un commento se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, di passare sulla pagina Facebook, il link lo trovate in descrizione. Ci vediamo al prossimo video, bella!